Nel Medioevo durava solo 2 giorni, il giovedì grasso e la domenica. Nel 1400 Paolo II Barbo, amante delle feste, la portò a 9 giorni. Con il trascorrere del tempo il carnevale nella capitale ha assunto caratteri e usanze sempre nuove, fino a diventare una festa fatta di cortei figurati, corse, giostre, maschere e fuochi d'artificio. Caratteristico il lancio di confetti, attesissima era invece la corsa dei Berberi, in occasione della quale palchi e tribune venivano riccamente addobbate. Con la festa dei Coletti alla vigilia delle ceneri, il carnevale si chiudeva al suono dell'Ave Maria. Sulla scia di quelle magiche atmosfere torna per il terzo anno il carnevale romano, il futuro di una festa antica. Dopo Venezia, questa edizione sarà caratterizzata dal gemellaggio con San Pietroburgo e Viareggio. Si partirà sabato 26 febbraio con la storica sfilata di artisti, carrozze e oltre 100 cavalli. Si proseguirà con un'esibizione a Piazza del Popolo del casting dello spettacolo da record La Bella e la Bestia, per ripercorrere poi il 1° marzo la storia della cavalleria militare italiana. Il 5 marzo sarà la giornata dell'orgoglio Buttero, il 6 spaccio al carnevale latinoamericano, l'8 gran finale con gli artisti di strada e la commedia dell'arte a Piazza del Popolo, che per l'occasione sarà illuminata dalle luci multicolori dei fuochi d'artificio. Tra le novità di questa terza edizione, il coinvolgimento delle scuole attraverso attività di animazione, intrattenimento equestre e il battesimo del pony. Dal 27 febbraio al 6 marzo alle 9:30, infatti, tutti i bambini che abbiano compiuto i 4 anni potranno salire gratuitamente su un pony e provare l'emozione di una passeggiata in sella. Il cuore della manifestazione sarà il villaggio a Piazza del Popolo, dove ogni giorno del carnevale si potrà godere di una scenografia che allestirà tribune cinquecentesche e attori in maschera grazie al contributo del Teatro dell'Opera. La capitale dunque si prepara a parate, concerti e fuochi, un'atmosfera magica che nella scorsa edizione ha visto 450.000 presenze. È oramai una festa straordinaria, noi l'abbiamo riconsacrata, resterà negli anni a venire. La realtà è che abbiamo recuperato una tradizione più unica che rara di questa città, che era il carnevale, che si era semplicemente ci si era dimenticati che esistesse.